Onorevole Bonaccorsi, PDL Editoria, le battute finali, l'approvazione definitiva. Qual è lo spirito di questo provvedimento, peraltro atteso da tanto tempo? Beh, innanzitutto è riorganizzare, razionalizzare tutti gli interventi sull'editoria che sono stati fatti in questi anni in maniera, diciamo, abbastanza disorganica. E poi fondamentalmente appunto garantire il pluralismo dell'informazione e il sostegno alle piccole imprese editoriali, che è un po' l'asse portante di questo provvedimento. Tant'è vero che nell'articolo 1 c'è quello che io definisco proprio come asse portante fondamentale, che è l'istituzione del Fondo per il pluralismo dell'informazione, al quale affluiscono tutte le risorse che vanno appunto a finanziare il sistema e il comparto. Ecco, questo rispetto al passato che cosa significherà? Oltre a razionalizzare gli interventi già esistenti, anche renderli più efficaci, più efficienti? Esattamente, appunto come dicevo, è la necessità di razionalizzazione e soprattutto di tenere soprattutto tutti i provvedimenti al passo con tutti quelli che sono i cambiamenti tecnologici fondamentalmente, di meccanismi, di andamento del mercato che sono in questi anni velocissimi per tutto il mondo dell'informazione e della comunicazione. E quindi in questo modo si affrontano una serie di questioni, ad esempio quello delle edicole, delle reti di vendita, che erano, insomma, sono rimaste legate a dei provvedimenti che risalgono a un po' di anni fa, e quindi ovviamente va tutto attualizzato e reso al passo con la velocità del mondo moderno in cui siamo. Dicevamo l'approvazione definitiva, il governo ha detto che farà presto per attuare la delega. Ecco, voi che cosa chiedete a questo proposito? Sì, tra l'altro la cosa fondamentale è appunto che il lavoro che è stato iniziato e devo sottolineare veramente molto proficuo all'interno delle commissioni competenti, sia di Camera che Senato, tra tutte le forze che si sono confrontate, non finisce perché comunque il governo deve lavorare sulle deleghe, poi ci saranno i pareri ovviamente. Quindi diciamo, il continuo colloquio e dialogo tra governo, Parlamento e di fatto gli attori del comparto dell'informazione continua. Noi chiediamo tempi brevi e vigileremo, questo sicuramente.